Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Siamo tornati su Dread Out dopo una settimana come sempre. Spero di non premi farti io perché sennò non è il massimo. Buona visione. Vabbè, allora mi scusi, io posso anche uscire di qua. Io esco. Grazie, è stato meraviglioso. Abbiamo sbloccato un hotel, fighissimo. Vediamo. Cazzo, ci fai con un fucile? Ah, mica, mi sembra un fucile. Sti minchia di youtuber. Anche tu sei una vlogger? No, io sono FaviJ, faccio gameplay. Secondo me quelli ci hanno da registrare un bel po' di roba, tra un po'. Io ve lo dico, c'ho sto predict. Beh, però è allegro, almeno l'hotel è allegro. Bello che tu possa entrare in un hotel completamente random e vedere, cioè, entrare nelle stanze. Ma sì, chi se ne frega. Senza un ritegno. Andiamo, ma già, ciao. Sarò, mi hai spaventato, pensavo fossi Amy. Da dove diavolo vieni? Sali da sola? Ma vai, non correre rischi. Non correrò nessun rischio, vado io. C'è un tavolo qua, scherzavo, fammi usare l'ascensore. Non c'è l'ascensore. Ah sì, c'è l'ascensore di là. Quindi usiamo l'ascensore. Speriamo che Satana non compaia nel... Ecco, è partito pure un filmato, il che significa che ce l'abbiamo proprio nel culo. Ma a livelli proprio. C'è un gioco di sguardi. Cosa succede? Cosa sta succedendo, raga? Cos'è sta roba? Vi prego. È passato... Oh sì, Siska, è lei. No, è che devo cagare da stamattina e non ho ancora trovato un cesso pulito. Atto 4, caccia. Molto bene. Sono tornato in questo regno. Devo trovarla subito. Mi occuperò di Siska più tardi. Mi dai un attimo di tregua? Già vedo mostri. Già vediamo mostri. Perfetto. Ce l'abbiamo nel culo in tempo zero. Il che è sempre la solita storia. Mai dar confidenza a questi stronzi di fantasmi. Via. C'è uno grosso. E non posso uscire. Cioè, devo andare avanti. Devo andare di qua io. Meno male che funziona sto flash. Che non fosse per questo sarei già morto 66 volte. Entriamo qua dentro. Let's go. Non so neanche dove sto andando, ma ci sto andando. L'importante è quello. Siamo in un hotel del cacchiolo. Bene. E comunque è fantastico che io non abbia mai... Che è successo? No, non è vero. La strada sbagliata, devo andare di sotto. No, stavo dicendo, comunque è fantastico che io non abbia mai visitato un posto senza che diventasse una roba horror pesantissima. C'è un gatto! Dove cacchio vado? Un'ascia, una... Grazie Micia, è proprio quello di cui avevo bisogno. Un'ascia, grazie Micia, ma quale ascia? Ma chi minchia l'ha vista un'ascia? Cioè, mi ha dato un'ascia al gatto? Ma dove? Io non ho visto nessuna ascia, ma scusami. Ma dove cazzo sta? Ah, è qua! Ma va a cagare, chi l'aveva vista? Allora, andiamo di sopra, possiamo? Posso andare di sopra? Oppure spacco qua? Spacco qua, faccio là, vado giù, spacco su. Secondo me devo spaccare la porta questa qua sotto. Ma che oh! Boom, perfetto. Buongiorno. Oh Cristo. Aspetta. Aia, non si è preso il danno, quindi non gli tira masciate. Oh Cristian. Raga, è tutto chiuso. Aiuto. È tutto chiuso. Che posto del cazzo. Vorrei veramente tornare a casa mia. Dove c'è quella megera maledetta con le sigarette. Minchia che botta. Aia che male. Aia. Vai avanti. Oddio santo benedice, un licantropo. Non è il massimo delle situazioni questo, ma fa niente. Corri. C'è un ascensore lì, corri. Piglialo. Non lo prende. Che cacchio, come fuori servizio. Ma veramente. Non ci voglio credere. Ma sono tornato indietro, no? Perché non ho capito. Ti prego, fai un più di una scala. Ok, una l'abbiamo fatta, è già un buon risultato. Possiamo arrivare almeno alla seconda. No, siamo arrivati alla 9. Testa di minchia. La porta è bloccata, serve qualche tipo di combinazione. Forse dovrei cercare nelle altre stanze. Basta. 6 and a half hours later. Ma non è che devo illuminare qua per terra? Eccolo. Questi numeri potrebbero essere utili, vai. 3 9 2 3 0 6 3 2. 2 3 0 6 3 2. 2 3 0 6 3 2. Let's go. 2-3, madonna, che cosa brutta. 2-3-0-6-3-2, ma il problema non è tanto il codice. Ma chi gli è venuto in mente di scriverlo per terra in una stanza? Mio Dio, ricordatelo perché non me lo ricordo più. Dimmi che lo mette in automatico. Meno male. Giorno, sto a posto? Sono i vlogger di prima. Sfortunatamente non abbiamo trovato nessuna prova dell'esistenza di spiriti oscuri. Ma vaffanculo, assore. Una corda, forse posso usarla per scendere. Vai, ti prego, arriva al piano zero. Ti prego.
Quanto siamo arrivati? Oddio, oddio, oddio. Ma che cos'è? Ma chi è questo? Chi è questa roba qua? Via, usciamo, si esce. Sono morto. Ho capito. Ma puoi mai mettere dei mostri appena... Minchia, non ho fatto niente. È tutto un... vai verso le scale antincendio. Un po' vai verso l'ascensore. Un po' verso le scale antincendio. Finché continui a scendere. Tutto così. Salve. Buongiorno. Continuo a scendere io, grazie per la visita, però... Ti ho fatto già fuori una volta, non mi rompere le palle. Piano 6, guarda, stiamo scendendo un sacco, ragazzi. Forse riusciamo ad arrivare. No! Allora, apriamo questa porta o no? Gli per il culo. Non mi sembra un piano allegro, però siamo al piano terra. Ok, a posto. Siamo al piano terra, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! Non mi sputa niente dal lato, non mi sputa niente, ce l'ho fatta. C'è un lucchetto. Ma che cazzo? Prima non era chiusa, sarà chi sarà stato? C'è proprio scritto che cazzo. Quindi, chi sarà stato? Guarda, ho un paio di nomi. Uno è Belzebù, l'altro è Satana. Ce n'è un altro paio, poi te li dico. Devo andare io di sopra! Ma dai, ma cos'è? Oh, le chiavi! C'è le chiavi in mano. Cos'è quella roba lì? Scusi, le chiavi. Ehi tu! Vuoi uscire qua? Guarda, è stata la mia perdona a chiudere quella porta. Hanno nascosto la chiave in una di queste stanze. Vai a cercarla ora prima che sia troppo tardi. Vado! Grazie, sei gentile comunque. Vuoi che ti chiami? Non me ne frega una sega in realtà. Cerchiamo la chiave. Dimmi se un nano demoniaco deve darmi la... le indicazioni su... Ma cosa ne so io? Cioè, ma ti pare? Poi ovviamente me l'avrà messa in una delle stanze ultime. A giudicare quella da dove sento i rutti. Quindi questa. Eccola, perfetto. C'è anche Excel aperto per le fatture. Allora, questa è la chiave del lucchetto. Come minimo. L'ho trovata, ok, perfetto. C'è qualcuno qua? Chi che fa? Oh! Che cacchio è? Aia, testa di minchia di un nano bastardo! Vieni qua! Oh! No, vabbè, ragazzi. No, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Brutto pezzente schifoso di un like. Oh, non riesco neanche a flasharlo. Ti devo flashare. Ma veramente, ragazzi, che... è diventato un... Dammi una mano, tu, non suonare il clarinetto, testa di culo. Il l'ukulele, quello che era. Al terzo piano siamo finiti, dimmi te. Ti do una sciata di quelle che te le ricordi per... Uno giorno. E vabbè, ho capito, non lo prendo. Fratello! Ti devi fermare! Che poi d'altro magari non me l'ha neanche presa la chiave. Non ho controllo, l'ho dato sulla... L'ho dedotto. Ragazzi, mi fermate il vostro Giovanni qua. Aia, porca puttana, che botta. No, io non... No, non ci voglio vedere. Apri la porta lì. Apri la porta lì, via. Aprite questa porta del ca... Oh! Ci voglio che... Siamo... Siamo veramente scesi nel... Poi con la musica. Non è che dici il gioco è trash. No, la musica anche. Signori, eccoci qua. Nano Royale con quello grosso. Hey, what's up, fratello? Tutto ok? Adesso ho vinto io, Cioè, più o meno. Cioè, io ho vinto una volta. Ragazzi, se volete vedere il vostro amico ancora vivo, datemi ste fottute chiavi del cazzo. Ne vuoi ancora? Brutto pezzente schifo. Te ne do altre, morto, è morto. Grazie, dammi sta chiave. Padrone! No, ti prego, non morire. La data? Ma vaffanculo. Mi fai uscire da sto hotel maledetto, Trivago? Fatemi uscire. Ah no, questo è l'ascensore, scusatemi. Devo andare ancora piano. Eccolo là. Non mi spuntare, non mi spunti niente, vi ammazzo. Vi ficco una sciata nel naso, dentro il naso ve la ficco. Ah, Dio! Che gioco orribile! Cioè, nel senso... Metti la chiave, metti la chiave. Veloce! Quanto tempo per la chiave, madonna! Se succede qualcosa te la sbrighi te, non me ne frega niente. Che fai? Ah, meno male. No. 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 T'ammazzo. Ti divido in pezzettini a due finché non diventano dispari. Continua a dividerti. Allora, con ste boss fight delle palle, te e tu sorella morta. Che è successo? Ma vaffangulo. Che è successo? Oh! No, vabbè, oh. Che cacchiolo. Ho capito, ma sei mica immortale. Ah, eccolo. T'ho beccata. Sta zoccola maledetta. Oh! Ho fatto 26 piani. Per niente ho fatto. Ah! Ma la puoi ancora colpire mentre invisibile.
Minchia, a saperlo. Quindi lei diventa solo invisibile. Non si deve scompare. Comunque frana, non è che fria. E non sapevo sta roba. Pam. Oh, che nuda, nuda, tutti nudi. Che è successo? Minchia, minchia, minchia. Madonna, raga, l'ho massacrata. Se non l'ho battuta adesso, non l'ho battuta. Basta, muori, muori, basta. Basta. Vai su Happy Wheels. Basta rompere le palle a me, basta. Madonna di Dio. Se volevo giocare a The Ring, giocare a The Ring. La bambina di The Ring, uguale. Ok. È ora di fare le scale. Oh mio Dio, guardala. Perché è ricoperta di sangue? No, no, ragazzi, è di scena. Cosa, è tutto così irreale? Dovremmo informare la polizia? Sì, sì, bravi, informate la polizia. Tanto, dov'è l'uscita? Teste di minchia, voi. I vostri video delle palle, maledetti youtuber del cazzo. Ah! Posso andare io veloce, ok. Quartiere Mecan. Quindi ragazzi, anche oggi finisce l'episodio di Dread Out. Siamo quasi verso la fine. Spero che vi stia piacendo. A me moltissimo, infatti a parte. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Anche se vi è piaciuto, lasciate un video di descrizione. Se non vi siete, come sempre, ci vediamo. Al prossimo video. Bella ragazzi.